benvenuti a questa nuova puntata di Galileo Drive. Buonasera Guido alla regia. Ciao a tutti. E buonasera a lei Suoni e buonasera ai nostri ospiti, The Three Blind Mice. Buonasera a tutti. Buonasera, ben arrivati. E sono qua che stanno spazzando un po' il mio cane perché sono portato in radio e ovviamente sto facendo fare coccole da tutti. E questa sera siete venuti qua principalmente, vabbè, a presentare il vostro nuovo disco che è uscito a dicembre, giusto? Allora, è uscito a dicembre online, ma in realtà il vinile è arrivato, per fortuna, miracolosamente, alleluia, a metà gennaio, quindi okay, in realtà quindi è fresco, fresco di stampa. Ok, che si intitola Days Getting Dark. Days Getting Dark. E, però insomma, siccome siete la, è la prima volta che venite qua, allora vi chiederò anche un po' della vostra storia, racconteremo un po' cosa fate, certo, eccetera. Prima della chiacchierata ci ascoltiamo il pezzo che apre il disco e che si intitola Night Driving. Driving at the roof fly by, by the ass of the
come dicevamo, prima volta ospiti a Galileo Drive, quindi insomma vi chiedo un po' gli inizi, com'è nato la band, come sono nati dei Tribunal Mice? Era un Alba, Fred e Bastardo del 2010. E Bastardo perché? No, beh, sono nati sì nel 2010, diciamo dopo false partenze, un po' ninghippi, però sì, ufficialmente la band è nata nel 2010. Immagino che tu sia stato il fondatore. Sì, beh, tutti noi venivamo da ovviamente esperienze passate di altre band, eccetera. Probabilmente Tribunal Mice sono arrivati in un momento in cui avevamo deciso un po' come dire, di appendere lo strumento al chiodo oppure di fare qualcosa che veramente ci rappresentasse. Non eravate troppo giovani per dovete provarci ancora davvero, forse. Se non sembriamo giovani, ma non lo siamo così tanto. No, nel 2010 sono passati 13 anni, comunque eravamo molto più giovani di adesso. Però in realtà avevamo vissuto tutta la, come dire, l'entusiasmo degli anni 90, che per la musica indipendente in Italia è stato, come dire, una botta di energia, è stato molto interessante, bello. E vabbè, così è stato, diciamo, il momento più fiorente che abbiamo avuto nell'indie, ma adesso adesso è fiorente, solo che probabilmente non c'è un punto che focalizza tutto quello che sta succedendo, no? E quindi si disperde un po', secondo me. Sì, manca una scena. Manca una scena. Nel senso, spesso ovviamente la scena la fanno le band, gli artisti e così via, però è anche il pubblico, no? Certo. Il pubblico che, come dire, decreta il successo di una band o di un locale, di un certo giro di musica. Credo che in questo momento stiamo soffrendo proprio questa cosa, cioè l'assenza di un di pubblico. È vero, hai ragione. Per carità, ci sono persone che vanno a vedere i concerti e così via, però Milano in particolare è ancora troppo legata ai grandi eventi, agli eventi magari che hanno una risonanza più social, ma come dire, non sono quelle cose che come dire, che costruiscono una scena. C'è molta distrazione, un pubblico molto modaiolo, per cui veramente difficile. Beh, torniamo all'inizio, a come invece vi è venuto, yep, come vi siete incontrati voi. La formazione, immagino che in 13 anni sia magari cambiata anche. Sì, beh, cambiate in realtà. Quando vuoi, In realtà, diciamo, l'unico elemento che è cambiato è stato il batterista. L'unico in 13 anni? Sì. Sì, diciamo, all'inizio c'è stato un po' di cambiamento, di gente che è entrata e uscita, poi rientrata, così. Però alla fine, diciamo, il nucleo è sempre stato lo stesso, quello appunto mio, di Daniele e Matteo. E Francesco è entrato nella band circa 10 anni fa. Sì. Beh, quindi insomma comunque 10 anni non è poco. Sono arrivato dopo nell'anno. Un pochino dopo. C'erano già degli album, un album alle spalle. Sì, c'era un album e un EP alle spalle. In realtà Francesco adesso è il, come dire, il batterista più longevo all'interno della nostra line-up. Yeah. e con il quale abbiamo registrato gli ultimi due dischi, quindi The Chosen One e quello nuovo Days Getting Dark. Ma scusa, invece questa domanda mi sorge spontanea, perché tenere insieme una band è come tenere insieme una coppia, un matrimonio, no? Un po' è più un po' così, no? Una famiglia. Sì, una famiglia. E voi siete stati bravissimi. Qual è il segreto? Qual è il vostro segreto? Ma forse rispetto a quello che dicevo prima, cioè delle band con cui avevamo avuto delle esperienze precedenti, è stata un po' l'assenza di aspettative. Ah, okay. Cioè, i Tribunal Mice sono nati come qualcosa che dovesse in qualche maniera rappresentare quello che eravamo, punto e basta, quindi senza aspettative, senza compromessi. E alla fine un po' è stato questo che ci ha tenuti insieme, e poi ovviamente la cosa più importante, il riscontro che abbiamo ricevuto soprattutto all'estero. All'inizio, quando abbiamo iniziato, eravamo convinti, no, di poter come dire, esplorare i nuovi locali, le zone così, diciamo, del milanese, del nord Italia e così via. In realtà siamo stati largamente ignorati,
Ma questa cosa in realtà ci ha dato poi la spinta per come dire, affacciarci a delle altre situazioni dove in realtà abbiamo trovato grandissima risposta. Infatti poi ti chiedo, non anticipiamo troppo che sennò poi mi anticipi le domande. All right. Va bene, allora facciamo che, cioè, se voi avete voglia di suonarci qualcosa dal vivo, sentiamo una cosa, yes, una canzone dal vivo. Suoneremo la title track, okay, che si chiama Days Getting Dark. È un pezzo, se posso fare una minima introduzione, certo, è un pezzo forse l'unico in cui veramente abbiamo spinto un po' all'interno di un genere ben preciso, un genere che noi in realtà abbiamo sempre toccato in maniera marginale, che è quello del folk, country, western. Questo qui forse è quello che ha un po' più come dire, è un po' più inserito in quel genere. Io poi personalmente ho inseguito un po' i fantasmi di Elvis Presley, uh-huh, Ray Orbison, di Hazelwood, ma non come, come dire, musicologo, ma più in maniera naif. Sì, no? Sì, 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 sì. In maniera che mi contraddistingue. Perfetto. By the way, Days Getting Dark. And a cold silver morning, yesterday stares in my eyes. I don't know where I'm going, but I know I have to go. Searching the place I call home, and I wonder if there was you peeping through the cracks of my soul. Away from here and far away from her and all the things we shared, I'm in the rain, but it's alright, but it's alright, it's alright, and it's alright, it's alright, and it's alright, your guess is as good as mine. Getting dark, but I can't stop my rambling. I don't know where else I can go. A rain speeding cold, all faces are strangers, and stranger I am in this town. And I wonder if there was you hiding the corner in the back of my heart. Way from here and far away from should I'm losing myself in the rain. Wow, che bello, bellissimo, grazie. Molto molto bello. E, appunto, dicevate che inizialmente non vi hanno tanto considerato qua, e quindi questo vi ha permesso di cercare altri lidi. E infatti il primo EP, e poi anche tutti gli altri tranne l'ultimo, sono usciti per etichette berlinesi, e le avete anche registrate a Berlino, sbaglio? Allora, il primo album, il primo e il secondo album, sì. Quindi... Ma tu vivi a Berlino? Io sono stato per parecchio tempo a fare la spola tra Berlino e Milano, ho passato dei lunghi periodi a Berlino, e ho un po' avuto, diciamo, la possibilità di conoscere delle persone di cui tra l'altro ero fan quando ero ragazzino. Infatti. e niente, uno di questi ad esempio è stato Christoph Hahn, uh-huh.
degli Swans, che all'epoca mi suggerì lo studio dove poi andammo a registrare il primo album, Early Morning Scum, e dove abbiamo registrato anche il secondo, The Chosen One. E Berlino ovviamente è stata un'esperienza che purtroppo si è in qualche maniera interrotta a causa del Covid e così via. Però è stata, come dire, molto influente per quanto riguarda la storia della band, la mia storia personale, e anche, come dire, le influenze che poi hanno, diciamo, costruito un po' la nostra musica. E abbiamo registrato i nostri due album, abbiamo avuto la fortuna di registrarli in questo studio che si chiama Funk House. È un posto storico, una sorta di cattedrale lungo la Sprea, un po' fuori Berlino, nella zona, diciamo, che apparteneva alla Berlino Est. Sì. È una sorta di edificio enorme in stile razionalista, un po' di scuola Bauhaus, con una storia molto particolare, perché è nato appunto negli anni 50 come sede della radio-televisione della DDR. Quindi un edificio ovviamente importante anche per tutta la propaganda legata alla Germania Est. Certo. Tra l'altro con, come dire, un'anima particolare, perché gran parte degli addobbi, dei materiali che sono stati utilizzati per costruirlo sono stati presi, tutti, diciamo, i materiali di pregio sono stati recuperati dall'allora smantellato Reichstag, che era stato ovviamente distrutto, smantellato dall'esercito sovietico, e molti di questi materiali di pregio sono stati utilizzati per costruire questo edificio. Quindi ha, come dire, un'atmosfera immagine. Molto, molto particolare. E tu lì come ci sei finito? Perché conoscevi già qualcuno del giro, ci sei capitato per caso? E poi No, allora, lo studio in particolare me l'ha suggerito proprio Christoph. Perché l'avevi conosciuto prima? L'avevo conosciuto prima, sì, tramite varie vicissitudini. Comunque avevamo fatto due concerti nel 2011 a Berlino. E una sera ho ricevuto una telefonata da una mia amica, mi ha detto, guarda, che era la compagna di Christoph all'epoca, mi ha detto, guarda, sono con gli Swans in un bar a Kreuzberg, se vuoi ci puoi raggiungere. E tu in pigiama subito. No, io ho detto, guarda, aspetta un attimo, controllo l'agenda, in realtà. Sì, certo. E insomma, è nata un po' così l'amicizia con Christoph, e un po' la storia anche della band a Berlino. In realtà, come band ci eravamo già arrivati tramite l'etichetta. Ah, okay. E tramite il fatto di aver fatto da supporter a Lidl Lunch e Gallon Drunk, Wild at Heart, che ovviamente, come dire, è stato un biglietto da visita per la città piuttosto importante. Certo. Bene, molto bello, molto bello. E ci ascoltiamo allora un altro pezzo dal vostro album nuovo che si intitola Come Home. Come Home. You look so good to me, and I dig your style. You look so fine to me, like to make you mine. I love your winter shirt, your mini skirt, the way you move, the way your stockings fit. Talk so sweet to me, and I'm all ears. You know which words to choose to make it real. Your tongue is like a goldfish darting around your lips and inside your mouth. Now would you come of human misery?
thirsty dear, I got plenty of wine and there's a window too. If you're seeking stars, I ain't alone to stay such little time. Now would you come home with me? Diciamo che Days Getting Dark l'avete fatto uscire con un'etichetta svedese e sì, quindi avete abbandonato Berlino. E dove l'avete registrato invece? È stato registrato a Milano perché come dire, la genesi di Days Getting Dark purtroppo è capitata proprio all'interno dei vari lockdown. E anche lockdown. Lui è un disco che è nato dal Covid. Sì, però... io in realtà non mi ritrovo tanto in quella narrazione del lockdown come momento così di introspettivo, di creativo. Non sto dicendo come tematica, sto dicendo che abbiamo fatto 2 anni chiusi in casa. Sì, quindi purtroppo ovviamente sì, abbiamo sì, accumulato musica. Sì, sì. Cioè, vabbè, questo è anche bello perché sono uscito un sacco di cose. Sì, no, magari sarebbe uscito anche prima, quindi... ok. E quindi è registrato a Milano? Sì, è stato registrato a Milano a luglio del 2021, nella settimana più calda del secolo secondo me. E è stato un po' come dire difficoltoso perché noi ovviamente eravamo abituati allo studio a Berlino, che aveva una sala bellissima con come dire un suono naturale, un riverbero naturale che era molto bello, e qui purtroppo abbiamo dovuto come dire accettare un compromesso, però alla fine si trattava di o farlo o non farlo, quindi certo, ho preferito a un certo punto accettare la realtà che si presentava. Tra l'altro all'epoca non avevamo neanche una prospettiva diciamo troppo in avanti, per cui non sapevamo esattamente come sarebbero andate le cose, quindi abbiamo approfittato di quel momento in cui il lockdown aveva lasciato un po' diciamo aveva smollato un po' la presa, abbiamo registrato il disco. Questi rumori non sono io, ma è il mio è cane Ugo, che è sotto il banco della radio e non so cosa stia facendo, però vedo che voi lo vedete e ridete. Probabilmente si sta rotolando sul tappeto, infatti, immaginavo. Va bene, e invece l'etichetta svedese dove siete andati a... No, come prassi, ogni volta che ci troviamo con il master in mano, io mando un po' in giro così. E in realtà questa volta avrei voluto avere un'etichetta italiana, ma niente, non c'è stato verso perché le etichette italiane sono sempre attaccate alle edizioni, vogliono le edizioni, sì, sì, vogliono le edizioni, non ti danno le lire per stampare neanche un francobollo, quindi ho detto sì, vabbè, sì, sì. Abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto. Cioè, meglio andare fuori. Sì. Poi per la vostra musica va benissimo. Sì, va bene. Ma infatti questa etichetta, la Beluga Records, mi è piaciuta da subito perché intanto è un'etichetta specializzata in punk, garage, che sono comunque soprattutto il garage come dire, uno stile, un genere che in qualche maniera ci ha appartenuto soprattutto all'inizio della band. E poi oltre a questo è anche un mail order, quindi ha come dire dei contatti, è una distribuzione capillare a livello mondiale che
per me mi sembrava magari più occasioni anche, esatto, di molto interessante il disco, certo. Infatti abbiamo ricevuto poi in partnership con Beluga Records una distribuzione in America con un'etichetta di Memphis nel Tennessee che si chiama Black and White Records, che sta in questo momento distribuendo fisicamente il nostro vinile anche negli Stati Uniti, quindi mi sembra che per il momento stia andando molto bene. Sì infatti bene. E, di questo disco è uscito un singolo che si intitola Winter. Yes. E adesso lo ascoltiamo e poi dopo ci raccontate un po' di cose. Ok. It feels like winter, rain pours like needles, they sell the splinters, the only light I can see through the gray skies outside, through these weary eyes of mine. Oh, what a meaningless thing brought you back to my mind. Make more room, make more space, make it look like you came here to stay, make it sound like a promise, make it just like a vow. And I drink from your cup, rest my head on your pillow. I will learn from your book, I'll be neat on your hook. And in the cold breath of morning, lock the door behind you, never turn your back. It will all fade away, but the sound sound molto cinematografico, mentre eravamo fuori onda parlavamo del video
e tu mi dicevi è stata un po' una cosa tipo il Cavalli su Machi, no? Sì. Che in effetti anche quello rimanda, insomma, il cinema è una cosa che ti ispira, che rientra nella vostra musica, si sente, no? Sì, assolutamente, ma in realtà secondo me dipende un po' dalla maniera in cui scrivo le canzoni. Ma questa chitarrina, per esempio, che è classicamente tarantiniana, o no? Beh, è una chitarra surf, quindi... Sì, certo, sì. Però insomma rimanda molto al cinema, sì, Tarantino. Beh, io guarda, sulla mia testa ho una serie di condanne che ovviamente mi porto dietro. Una di queste è Tarantino, che per carità accetto ben volentieri. Non sei un grande amante di Tarantino? Sì, assolutamente. Ah, sì. È ovvio che Tarantino non è un genere musicale, è un regista utilizza... No, è vero, però essendo molto personale, cioè ci sono dei registi che hanno, non so, per dire Hitchcock, che aveva cioè che hanno delle musiche che sono loro. Certo, è vero che lui non ha un... Lui non ha però, esatto, non ha un Morricone. Non ha un Morricone, però comunque insomma la linea è un po'... Sì, la mia scuola, se vuoi, è sicuramente quella della surf music anni 50, quindi rientra del tutto nel genere tarantiniano. Ma non solo, ad esempio prima parlavamo di Kaurismäki, è questo regista scandinavo, finlandese. Anche lui utilizzava un po' questo tipo di sound per i suoi film. Sì. Io mi ci ritrovo completamente. Anche come dire, secondo me tutti noi abbiamo un tipo di fisicità che non è tanto mediterranea, ma molto caliente, ma purtroppo ragione, è sì, molto vicina a quel... E infatti mi dicevate che il video l'avete girato voi, l'avete fatto, sì, voi. Beh, l'ha girato... Ma il locale dove il locale è il Black Inside, okay, di Donate Ceppino. Il nostro amico Paolo Zangara ci ha permesso lo conosco. Ci ha permesso di approfittare del locale vuoto una mattina di dicembre. Siamo andati lì, abbiamo insomma costruito un po' il set e abbiamo girato il video di Winter. Sì, sì, no, sto dicendo che a parte che è molto carino, e anche mi piace il fatto che sia molto autoironico. A un certo punto, vabbè, voi ballate anche, che tu stavi dicendo che insomma è stato delle bello. Danze serpentesche. Serpentesche. Esatto. Sì. Beh, no, c'è stata questa idea di ballare che è stata abbastanza inaspettata, perché Manu ha avuto questa idea, improvvisiamo un ballo. E alla fine secondo me è uscita una cosa molto... Sì, molto carina. Molto carina, sì, sì, sì. Sì, diciamo che inaspettatamente abbiamo colto una serie di, come dire, di highlights. Sì, anche perché quando siamo in tour succede sempre questa cosa che quando finiamo di suonare ci mettiamo a ballare tutti e quattro. Davvero? Sì, solitamente a orari diversi. Le 5 del mattino. Ok. Quindi è rappresentativa abbastanza della... Sì, abbiamo replicato un po' la mattina tipo del nostro del touring. Dopo concerto, sì. Ma invece tornando un po' insomma alle atmosfere cinematografiche, l'avete già fatto una colonna sonora? Vi piacerebbe farla? Assolutamente sì, mi piacerebbe farla. Anzi, o magari che ne so, avete... Guarda, io lancio un annuncio, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha bisogno di, di musiche per film, cortometraggi, pubblicità eccetera, noi ci siamo. O eventualmente anche per scriverle ex novo, ad hoc, assolutamente. Certo, se dovessi sognare con che regista, beh, Kaurismäki l'hai già detto. Bah sì, Kaurismäki ormai è una leggenda, però voglio dire, apprezzerei anche, come dire, mettere a servizio la nostra arte anche per qualcuno di nuovo, certo, di emergente, quindi... Bene, 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 allora contattateli che sono bravissimi e sono perfetti. Ma avete voglia di fare un altro pezzo dal vivo? Certo. Cosa pensate di suonarci? Black Waters. Contenuto in Death Getting Dark. Il nostro Ugo sta già preparando, sì, esatto, sta preparando delle sonorità. Cajon. All right. Black Waters. Ha ha ha.
that shine in the room in the morning when I woke up. There's a U-shaped hole on your side of the bed, but inside I'm still holding words I was hiding, feeling unfolding and growing. The void that you're leaving, it's me I'm deceiving and doing just fine. Let the light shine above me, let it shine on me. Let your voice speak loud and clear, let it loud all over. Whatever it takes to be the one. The dark lands I walked, facing my demons. My pockets full of sand, swimming into black waters. On a moonless night, a starless sky, a stumbling and falling and calling your name. Was only the tuners, surely the leaders in just fine. Let the light shine above me, let it shine on me. Let your voice speak loud and clear, let it loud, oh Lord. Whatever it takes to be the one. Keep holding on, hold. Each day and every night, your light is burning strong. I ain't gonna fall back down on my knees. I'll keep holding on, yeah, holding on. Grazie mille davvero. Grazie. E senti, invece, i testi di cosa parlano? Cioè, mi hai detto che col Covid non c'entra niente, ma in generale come scrivi i testi? Allora, non c'è una linea. Una linea, nel senso, quando guardo indietro ai testi delle canzoni, in realtà noto che c'è un po' una lettura comune, una tematica comune, che è quella del viaggio, inteso come cammino, come spostarsi. E credo che il fatto che la nostra musica venga percepita anche come musica cinematografica nasca un po' da questo. Io ogni volta che mi capita di scrivere un testo nuovo, la prima cosa che faccio è immaginare un luogo, dare un luogo a una canzone, quindi okay. Costruire una sorta di set in cui ambientare questa piccola storia che poi vado a raccontare nella canzone.
e poi usa la musica per come dire, descrivere questo luogo. Certo. Quindi la scelta dei suoni, delle partiture, dei pieni, dei vuoti, così per, come dire, abbellire e descrivere appunto il luogo dove succedono le cose, quindi se si trova in una città o in un luogo remoto, se... Quindi è una cosa anche molto che funziona per immagini anche qua. Funziona assolutamente per immagini, sì. Purtroppo la mia, come dire, scuola musicale non mi permette di andare oltre un certo come dire, un certo orizzonte, quindi utilizzo questa modalità proprio per scrivere, per calarmi all'interno di una determinata atmosfera. Sì, sì, sì. Tant'è che la maniera anche mia di lavorare anche con il resto della band non è quella, per esempio, di portare un riff. Infatti te lo volevo chiedere, come funziona? No, io alla band solitamente porto una canzone già con una sua identità, una sua atmosfera. Strutturata. Già strutturata, che come dire, permette agli altri di calarsi in questo luogo, no? Abitato dalla canzone, e che loro poi possono in qualche maniera interpretare, no? In base alla loro sensibilità. Certo. E ovviamente al proprio strumento, e descriverlo, e quindi iniziare poi la stesura, diciamo, corale del pezzo. Certo, ok, ho capito. Allora ascoltiamoci un altro di questi pezzi, insomma, di cui ci sta raccontando, che si chiama Ruski Banera. Ruski. Questo pezzo, che ha queste sonorità anche qua molto da Cavoli Smachi e comunque da Europa e dell'Est, la chitarra tarantiniana, sì, la cartella chitarra tarantiniana. Ah, ma vi siete offesi per quello che ho detto? No, assolutamente, anzi la prima volta che lo dicono. No, immagino. No. Vabbè, anch'io casco sul banale, ragazzi, non è che si può sempre essere super brillanti nella vita.
No, però stavamo dicendo che in realtà poi voi avete suonato anche molto in Europa dell'Est e che vi ha influenzato anche, insomma, un po'. Sì, beh, gran parte cioè noi abbiamo girato mezza Europa, però gran parte della nostra storia in realtà comunque è legata al, come dire, all'ex Cortina di Ferro, quindi a partire da Berlino Est, dove ovviamente siamo in qualche maniera, dove abbiamo trovato un po' il nostro humus, dove ci siamo poi sviluppati, abbiamo registrato il disco, eccetera. Poi abbiamo suonato tante volte a Praga, Repubblica Ceca, in Ungheria, in Slovenia, tantissime volte. Quindi com'è il pubblico? Sì, Austria. Beh, Austria è già più sulla cartina neanche tanto. No, sulla cartina neanche tanto, però. Però ovviamente sì. Come sono i concerti lì? Ma sono molto belli, guarda, devo dire, sono molto belli, perché il pubblico è alterna dall'essere molto attento, veramente focalizzato a quello che sta succedendo, all'essere completamente folle. Quindi i concerti che teniamo in quei posti sono veramente imprevedibili e di conseguenza molto divertenti. Quindi, ma immagino anche a livello tecnico, magari, no? Non lo so. Ma a livello tecnico no, noi abbiamo sempre trovato delle situazioni molto belle, proprio anche a livello tecnico, di palco e così via. Il pubblico è imprevedibile, come ho detto, perché al contrario, per esempio, che in Italia ci sono parecchi giovani. Ma sai che me lo immaginavo che lì, cioè, che magari c'erano giovani un po' di tutte le età, immagino. Sì, esatto, non c'è questa segmentazione, così è molto più con open, quindi ci sono dai ventenni a cinquantenni, anche ben più stagionati. Ed è molto bello, perché alla fine si crea sempre una bella atmosfera e c'è un, come dire, un riscontro, si crea questa sorta di chimica, no? tra noi sul palco e il pubblico. E, no, è molto bello. E invece negli Stati Uniti siete mai andati a suonare? No, siamo stati invitati tra l'altro da Cynthia Ross, che era la bassista delle Big Girls. E, però è troppo costoso. Per il momento non ce la fate ancora? No, c'è tutta una, come dire, una trafila da seguire, per cui noi come band indipendente non possiamo ancora. E il concerto più bello che avete fatto, quello che vi è rimasto più impresso, che vi ricordate, insomma, così, anche, non so, per qualche motivo? A me è piaciuto molto un concerto che abbiamo fatto all'Ex and Pop. Dov'è? A Berlino. Ok. Mi è piaciuto moltissimo. E poi, ma per qualche motivo in particolare? Più che altro per l'atmosfera, okay, come si diceva poco fa, del pubblico, dell'atmosfera che c'era, e questo locale che poi era un cinema, giusto? Sì, l'Ex and Pop in realtà adesso è chiuso, purtroppo. Non esiste più. Ma sì, era un posto storico, era uno di quei luoghi frequentati, per esempio, da Nick Cave, dai Depeche Mode, gli Ashtruzen e Neubauten negli anni '80, un luogo molto legato alla scena di Berlino Ovest degli anni '80. Uno di quei luoghi, di quei bar che non chiudono mai, quindi che era aperto 24 ore su 24. E ricordo che come backstage avevamo appunto le poltroncine del cinema, con questo teschio seduto di fronte. Sì, c'erano, cioè, delle situazioni cinema veramente belle, molto interessanti. Sì. Mi ricordo una volta, era dicembre, era freddissimo, fuori c'era il ghiaccio totale. A un certo punto noi stavamo smontando perché avevamo appena suonato, si è fermato un taxi ed è uscito un tipo vestito proprio da Gesù Cristo, proprio con la tunica, okay, i sandali, a dicembre a Berlino, sì, ed è entrato lì e ha ordinato una Bex. Così, con l'alza. Un luogo veramente... L'Ex and Pop regalava un po' questo tipo di cose. Ma poi vabbè, in realtà, non, secondo me, per quel che mi riguarda, non c'è un concerto migliore, perché ci sono, come dire, varie scale di
ci sono vari modi di interpretare un po' di diverse, esatto, per qualche motivo sono... cioè, ci sono stati alcuni concerti che tecnicamente hanno funzionato benissimo, altri che per pubblico hanno funzionato benissimo. Onestamente non ti saprei dire, tra l'altro abbiamo suonato veramente nella nostra storia di band, abbiamo suonato in posti molto diversi, da un bunker della seconda guerra mondiale, un bunker antiatomico della seconda guerra mondiale, anche quello è stato poi è difficile dire sottoterra, certo, in una torre della ferrovia, sempre suonato a Berlino, no, a Praga, poi in Ungheria, no, in Slovenia, insomma abbiamo suonato veramente in tanti posti, e abbiamo suonato anche in teatri, insomma ogni posto secondo me ha una sua storia, una sua riuscita poi, certo, a livello, certo, di concerto, certo, quindi va bene, difficile. Ok, e vi va di farci sentire l'ultimo pezzo di quelli dal vivo che, insomma, che farete stasera? Sì, suoneremo il pezzo che chiude l'album, che si chiama Elodie, che ovviamente non è la cantante nostrana, ma è una ragazza che ho conosciuto in Francia tanti anni fa, ma questo pezzo non parla di lei, ma ho un po' preso in prestito il suo nome per scrivere, ecco, questo è sempre, sì, Ugo, è sempre Ugo, per scrivere una lettera un po' alla maniera delle lettere a Felice di Kafka. Ok. Vagamente un po' ispirato a quelle lettere lì. Elodie. You see what you're doing of me. I did all what I could to keep you with me. Would you please let me sleep? 'Cause too long I stood. Would you please get back to yourself once again? Will our love shine as bright as the stars in the sky? Will you stay, Elodie? Will you love me as I do? Before, how to keep you with me?
I loved you. Wow, super, super. Thank grazie, you. Super grazie. E, invece dicevamo che appunto è uscito a dicembre sulle piattaforme il disco nuovo e poi è uscito in vinile. Sì. E basta? L'unico supporto fisico? No, te lo chiedo perché di solito gli ultimi insomma musicisti che sono passati qua a presentare i dischi dicevano che l'unica cosa che non hanno fatto era il vinile, perché il vinile non arriva, perché da quando c'è stato il Covid si fa fatica... Come avete fatto voi a riuscire a portarlo a casa? Abbiamo saputo aspettare. Avete saputo aspettare? Ma avete aspettato tanto? Tantissimo. Ok, per cui sì. Tu volevi che uscisse proprio così. No, devi avvicinare il microfono. Scusa. No, sento un... Ok. Sì, assolutamente. In realtà il nostro supporto da sempre è stato il vinile, tranne per Early Morning Scam, che è uscito in CD, ma... probabilmente si spera verrà fuori una riedizione in vinile. Sì, in realtà abbiamo stampato pochissime copie in CD. Ma scusami, ma il disco era pronto da quanto? Quanto avete aspettato per il vinile? Cioè, per curiosità, perché tutti dicevano, allora, no, ma alla fine era troppo tanto tempo. Quasi un anno. Ah, un anno. Poco meno di un anno. Sì. Sì. Sì, infatti abbiamo... noi abbiamo ripreso a fare concerti, a fare tour... Da maggio. Uh-huh. Il primo concerto è stato appunto quello con Hugo Reis al Bellezza, poi siamo stati in Germania, insomma, e per quell'occasione abbiamo pensato di stampare un numero limitato di CD, giusto per avere qualcosa. Ah, certo. E anche poi per la promozione, così. Però in realtà l'uscita ufficiale per noi è sempre stata il vinile. Quindi conta, diciamo, gennaio. No, grandi, perché di solito si dicevano che avevano abbandonato l'idea perché era impossibile. E, ci ascoltiamo un altro pezzo del vostro disco che si chiama In Cold Blood. Yes. Teeth. A cold heart,
invece adesso immagino che porterete un po' in giro il disco, avete già delle date da dirci, cioè dove potete dire ai nostri ascoltatori dove venire a sentirvi? Allora, perché l'ultima l'avete fatta al Bellezza il 22 gennaio, mi sembra, no? Sì, no, no, l'ultima è stata al CIC, al Centro Internazionale di Quartiere, quello lì. Ah, di... sì, sì, sì. Sì, è stata... Corvetto. Corvetto, due settimane fa. Ok. Con i Pretty Face. Pretty Face. E, no, la prossima è al, all'Arciarea di Carugate il 14 aprile. Sì. 14 aprile. Poi... poi abbiamo un tour in Sicilia a maggio, qual è? 17-18 11-12-13 sì. Comunque maggio siamo in Sicilia e poi a giugno dovremmo essere al Joshua Blues Club, Joshua Blues Club ad Albiaten. Ok, vabbè, poi saranno un po' in divenire nell'estate, immagino. Sì, poi in realtà verranno fuori anche altre cose su cui stiamo lavorando, ma... in che senso? No, altre date. Ah no, pensavo altre uscite, nel senso che facevate uscire un altro disco. Magari, no. Capiterà sicuramente prima dell'intervallo che si è voluto, insomma, tra The Chosen One e Days Getting Dark. Sicuramente. Sì, 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 certo. Va bene, e allora comunque vabbè, possono seguirvi sul vostro sito, sui vostri social, eccetera, così vedete tutte le date. Noi siamo su Facebook, su Instagram, Spotify, quindi chiunque può seguirci dove meglio crede. Bene, allora ci ascoltiamo l'ultimo pezzo prima dei saluti, che si intitola His Name. His Name? Tell by his name, he won't stay.
siamo arrivati alla fine di questa puntata di Galileo Drive, in cui abbiamo avuto ospiti i Three Blind Mice, e quindi vi ringrazio tantissimo di essere venuti. Grazie mille a te, grazie mille, grazie mille a voi. Spero che a parte Hugo, che ha fatto un po' di casino, siete stati bene. Io voglio portare via con me Ugo. Guarda che lui viene subito perché è un ruffianazzo. E quindi grazie a Guido della regia, grazie a lei suoni. Io vorrei ringraziare anche, oltre a Francesco Rivabene che è stato con noi stasera, la nostra Madeline Black, certo, che ha fatto i cori stasera, anche Daniele De Santis e Matteo Gullotta che non sono stati con noi stasera. Vabbè, prossima volta venite tutti insieme, yes, vedo anche loro. Sì. Magari per la prossima volta possiamo farli suonare di là, no Ale? Si può fare, si può pensare. E, va bene, grazie mille, noi ci sentiamo martedì prossimo con Giovanni Calella, ospite qui, e voi fate tanti bei sogni e state bene, cercate di essere felici, buonanotte.